C'è una frase bellissima che fa dire ad Amleto, che dice Amleto: il teatro, ecco la trappola per catturare l'anima del re. Tutto succede nel teatro, spogliarsi ed essere veri fino in fondo. Questo Amleto, lo dico insomma, ogni tanto io mi permetto qualche nota didascalica, sì, così insomma incuriosiamo i più spettatori. Amleto lo diceva quando appunto stava preparando la messa in scena, all'interno della, appunto, del testo teatrale, la messa in scena per cercare di incastrare lo zio re e trovare delle prove sulla sua colpevolezza, cioè che avesse veramente lui ucciso il padre. I comici che arrivavano, e creando quella messa in scena che si chiamava Mousetrap, la trappola per topi, no? Tra l'altro. Invece non restiamo in trappola, liberiamo questo flusso. Francesco, posso avere l'onore di vederti aprire la copertina? Come no, con piacere. Del suo teatro scioccante. Attori che recitano minacciati da corde infiammate puntate sui loro volti. Corpi cosparsi di miele che vengono impanati o impelati. Un improbabile amplesso grottesco e caricaturale. Topini immersi in una vaschetta d'acqua costretti a nuotare in uno stato di agonia ripresa e proiettata su grande schermo. Famiglia tipo con suocera e bambini, prima davanti e poi dentro un SUV. Ragazza impietosamente rapata a zero. È un reportage creato in occasione di una delle nostre visite al Premio Europa per il Teatro, se non sbaglio a quello dello scorso anno, insomma di quest'anno anzi, a Wrocław in Polonia, e dove tra gli premiati ci fu Rodrigo García. Avete riconosciuto, tra l'altro, un regista, un autore, un creatore di spettacoli anche lui molto forti, molto visionari, anzi dove gli elementi della realtà sono anche molto tangibili, no? Il famoso spettacolo con l'Aragosta, dove faceva vedere dal vivo come si matava un'aragosta, come dicono in spagnolo. Lo conoscete il teatro di Rodrigo? Sentiamo un attimo cosa dice. Credo che la maniera che a te sembra poetica, a me non lo sembra. Le mie modalità per me sono poetiche. Ciò che a te può sembrare poetico a me può apparire convenzionale. Dobbiamo capirci su cosa intendiamo per poesia. Ecco, chiudiamo un attimo così, se no ci rapisce troppo. Lui diceva, Rodrigo García affermava che anche nella crudità, nella a volte ferratezza delle sue messe in scena, ferratezza intendo dire sempre comunque come ricostruzione di una ferratezza, per carità, anche se in topini che veramente venivano fatti affondare, insomma, quelli erano veri, poi venivano recuperati in tempo, chiaro. C'era comunque una poesia, una linea poetica. Voi avete visto qualcosa di García per caso? Noi l'abbiamo incontrato a Gibellina, abbiamo visto i pezzi dei suoi spettacoli. Tu dicevi giustamente, lui è un teatro visionario. Il nostro è più un teatro di parola, di rapporto e di lavoro sull'attore. Sì, è vero, molto diverso. Molto da questo diverso, punto di vista, sì. Però anche lì, anche lui si mette in gioco. Sì, e comunque anche voi poi create delle visioni attraverso questa costruzione di parola. A proposito di visioni, è il momento di vedere insieme ad ascoltare invece la nostra sintesi emotiva su Pali, l'ultimo spettacolo, l'ultima tua creazione, Spiro. Dove mi sembra di capire, io l'ho visto ovviamente come spettatore, come critico, ma comunque immerso emotivamente nella fruizione dello spettacolo, e quello che ho potuto immediatamente notare è che questa volta i protagonisti non sono più fisicamente, tra l'altro, nella società, ma si sono ritirati in una sorta di torre d'avorio, anche se non sono torre d'avorio, ma sono dei pali. Ne parliamo dopo, vediamo intanto prima. Ha smesso. Chiudiamo. Chiudiamo. Padre. Padre. C'è qualcuno che ci può liberare. Noi siamo sempre disposti a dare una mano. C'è qualcuno che ci può liberare. Noi quando bisogna dare una mano non ci tiriamo mai indietro.
Non c'è nessuno che ci può liberare. Qualcuno deve darti per forza una mano. Ci dobbiamo liberare da soli. Anche oggi siamo soli. Io quando dovevo dare una mano la davo sempre a tutti. Non siamo soli! Arriva una banda! Sta arrivando una banda! Anche al lavoro dava a tutti una mano. Ed eravamo contenti quando ci davamo una mano. Ma un giorno ci dissero che noi operai, per darci una mano, perdevamo tempo. E per darci una mano senza perdere tempo, ci dissero di lavorare senza riposare. A molti, quando noi entriamo, li facciamo schifo. Noi operai, lavorando senza riposare, il tempo riuscimmo a trovare. E stanno convincendo tanta gente ad avere schifo di noi. Solo le mani non riuscimmo più a trovare. Io a volte mi scoraggio. Padre, padre! Tu sai dove si trovano le loro mani. E quando si scoraggia va in depressione. Allora una mano dagliela a tuo padre. E quando va in depressione sapete che fa? Che fa? Racconta a barzellette. C'è qualcuno che gli può dare una mano. Quanto dura questa barzelletta? Non c'è più nessuno che può darci una mano. Quanto è durata l'ultima volta che l'hai raccontata? 12 ore. Non può farla durare di meno. Ormai non è più tempo di darsi una mano. Da quanto tempo state sui pari? Da quando abbiamo alzato la testa. Con questo tempo, con questo cattivo tempo, dobbiamo fare tutto da soli. Prima di alzare la testa, dove eravamo? In un posto con la testa sempre abbassata. Ma un giorno capii che con la testa sempre abbassata i miei occhi tante cose non le vedevano. E per far vedere ai miei occhi le cose che prima non vedevano, io quel giorno alzai completamente la testa. Non potete più stare giù. E con la testa completamente alzata iniziai a guardare i pali. Sui pali! Dovete salire sui pali! E adesso dai pali non voglio scendere più. Perché dai pali si vede tutto. Ma a casa nessuno guardava i miei occhi. Nessuno mi voleva guardare negli occhi. Perché? Ma si vergognavano. Si vergognavano della verità. Si nasconde il pensiero. Ma ora sui pali non devo inventare niente. Il pensiero degli altri non si deve conoscere. Il pensiero degli altri non si deve manifestare. Hai sentito? Sui pali non c'è bisogno di inventare niente. Noi non vogliamo tenere la bocca chiusa. Noi la bocca vogliamo aprirla. Sali sul palo allora! Dobbiamo restare sui pali, perché giù nessuno si mette più d'accordo. Ma cosa facciamo sui pali con questo cattivo tempo? Giù si è perso l'equilibrio. Con questo tempo, con questo cattivissimo tempo, ci ripariamo di nuovo sotto l'ombrello. E poi? Che succederà poi? Padre, padre, che succederà poi? Qualcosa pioverà, qualcosa pioverà! Qualcosa pioverà, qualcosa pioverà!